Gentili utenti di Assist Sportivo, ben ritrovati. Siamo qui in piazza Mercadante con alcuni rappresentanti di tifosi dell'Audace pronti per questa manifestazione corteo che si terrà per le strade di Cerignola dopo che l'Alta Corte di Giustizia ha respinto il ricorso dell'Audace per iscrizione in D. Siamo con uno dei rappresentanti. Qual è il vostro stato d'animo dopo che l'Alta Corte di Giustizia ha respinto il ricorso? Ovviamente grande amarezza. Abbiamo passato un'estate tormentata, drammatica, piena di bugie, piena di finte illusioni. Noi l'unica cosa che chiedevamo e che abbiamo sempre chiesto è l'iscrizione nel campionato di competenza. Non è stata fatta, qualcuno aveva garantito questo e quindi è giusto che si assuma le proprie responsabilità. Non entriamo nel merito del ricorso, ripeto, l'unica cosa che noi contestiamo con forza è la mancata iscrizione al campionato di eccellenza. Nessuno poteva decidere di prendere questa scellerata decisione in questo modo senza chiedere nulla alla città, visto che l'Audace Cerignola è la squadra che rappresenta l'intera città, non rappresenta una parte, non rappresenta un partito, non rappresenta un movimento, rappresenta l'intera città. E quindi non iscrivere il Cerignola all'eccellenza vuol dire aver rubato qualcosa all'intera città, perché dopo 100 anni noi quest'anno non avremo la possibilità di seguire la nostra squadra del cuore, la nostra squadra che rappresenta, ripeto, l'intera popolazione, non rappresenta Tizio o Caio, rappresenta tutti noi. Dopo 101 anni diciamo che l'Audace scompare dalla geografia del calcio, dopo Rieti questa è stata un'altra grande doccia fredda, lì voi in realtà vi aspettavate, ci credevate davvero in questo ripescaggio in Serie D? Rieti è stata una brutta sconfitta sportiva. E le sconfitte sportive Cerignola le ha vissute, diciamo che siamo abituati anche a questo, però siamo sempre ripartiti. Quello che contestiamo in quest'estate è che noi non abbiamo perso sul campo. Qualcuno ha fatto qualcosa che ci ha danneggiato gravemente perché non ha tutelato quello che non gli apparteneva, perché come ho detto precedentemente la squadra non è di un padrone, la squadra è di tutta Cerignola. Quindi come si dice in questo coro, siamo noi l'Audace, cioè Cerignola è l'Audace, nessun altro. Come nasce l'idea di questa manifestazione, soprattutto cosa volete comunicare alla città e a coloro che avete depositato come i responsabili di questa mancata iscrizione con questa manifestazione? Noi chiediamo un passo indietro a coloro che hanno gestito fino a ieri l'Audace Cerignola, speriamo che ci sia il cambio al timone di questa società, anche se sappiamo che sarà dura ripartire con il solo settore giovanile, però riteniamo che anche l'unica speranza per tornare a vedere l'Audace Cerignola la domenica. Ripartiamo dai giovani, noi siamo stati sempre favorevoli a una squadra di soli cerignolani, casomai con qualche esterno di valore, però il discorso è semplice, noi non abbiamo bisogno di illusioni, noi abbiamo bisogno di costruire una società che parte innanzitutto dai giovani e quindi recuperare il settore giovanile è la priorità oggi, perché senza i ragazzi l'Audace Cerignola non ha futuro. Ok, grazie, gentilissimo.